È finale da Olimpico, la Roma batte l'Udinese 4-0. Buona la prima! Jingle Spot. Agenzia del Mago Alberto, in via Candia 141B. Fantastico bonus di benvenuto sull'apertura del vostro conto online. È finito da pochi istanti, Roma-Udinese, risultato finale 4-0 per la Roma. Abbiamo qui con noi Alberto Vandolesi. Alberto, era dal 90 al 91 che la Roma non si aggiudicava la prima per 4-0. Beh, una bella partenza, eh? Tra l'altro era una partenza, ciao, indimenticabile, perché era la prima partita che giocavamo con lo stadio ristrutturato e coperto. È vero. Che si erano giocati i mondiali del 90 e la gente tra l'altro era un po' spaesata, era rallegrata comunque perché vedeva sto stadio coperto, la Roma non ci aveva mai giocato. C'erano state le notti magiche degli azzurri. È vero, che è vero. Finirono comunque terzi. È vero, poi comunque fa anche una bella stagione quella per la Roma, perché vinse la Coppa Italia, arrivò in finale di Coppa UEFA. Diciamo che si è iniziato con lo stesso piglio rispetto a quell'anno, anche sì, se comunque sì. Le aspettative sono ben diverse. Beh, logico, anche l'Udinese non è che ha fatto grandi salti di qualità, l'altro anno ha fatto fatica fino all'ultimo nel campionato, quindi bisogna anche vedere la portata dell'avversario. Però la Roma insomma ha faticato un po' solo perché non riusciva a chiudere questa partita. Quando è entrato Perotti ha spaccato proprio la partita, perché è entrato al 57esimo e 5 minuti dopo c'è stato il primo calcio di rigore, ha segnato due gol, si è vinto 4-0, insomma l'eroe del giorno è lui, se vogliamo proprio dare un uomo partita a Sky. Visto, parlato di Perotti, visto che si parla invece molto del suo futuro, come hai visto Paredes, che poi tra l'altro entra di prepotenza sul gol del 4-0 con quella bellissima apertura, sì, che poi innesca proprio Perotti, che sì, poi darà il pallone a Salah. Guarda, Paredes deve confermare sul campo quanto di buono tutti quanti ci aspettiamo da lui. Se dovesse proprio partire, so che arriverebbe Borja Valero, certo uno che è più grande di lui, però una certezza, lui è una promessa che probabilmente si concretizzerà. Ne vanno bene tutte e due le soluzioni. Senti, è proprio la Roma l'anti-Juventus secondo te? Questa Roma qui? Francamente, c'è pure Napoli, c'è pure le milanesi, insomma, se vogliamo allargare. Però, dopo la Juve, se dovessi fare una classifica adesso, direi Juve, Roma, Napoli. L'unico neo della serata, oltre all'infortunio un attimo di Paredes, che è uscito lasciando la Roma in 10 proprio negli ultimi istanti, anche l'infortunio di Manolas, come credi se nel caso in cui il greco non ci sarà contro il Porto? Sarebbe un po' un problema. Io l'ho interpretato in un altro modo, insomma penso che lui abbia sentito qualcosina. E si sia fermato subito. Sì, visto che mancano 3 giorni. Purtroppo ha fatto un dispetto a Totti, perché lui ha aspettato negli ultimi 10 minuti. Che partita aspetti col Porto e chiudiamo qui? Una Roma non credo che andrà a difendersi, sbaglierebbe poi se facesse questo, quindi una Roma arrembante che comunque avrà anche l'opportunità di giocare in casa e di trovare quegli spazi che, per dire alla Spalletti, le garbano migliormente, si può dire migliormente, no? Diciamo di sì, un neologismo, perfetto, grazie Alberto. www.pronosticonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto, inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga, tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.